Mio padre diceva che gli dèi ci guidano, ma scegliamo noi il nostro cammino. Voi siete un imperatore, io un soldato. Il senso dell'onore spinse mio padre a servire il popolo. Cosa invece indicò a noi la direzione da seguire? Cosa ci ha reso gli uomini che siamo? La mia storia ebbe inizio 10 anni fa. Padre. Marius? È bello vedervi. Come vi sembro? Il perfetto soldato romano? Ti trovo bene, figliolo. Bentornato a casa. Bentornato. Dove sei stato assegnato? Alessandria. Ah, Alessandria, una provincia tranquilla. Tua madre sarà felice. Non mi sono arruolato per crogiolarmi al sole. Come voi, voglio combattere. Verrà il tuo momento. Vedrai, figliolo. Ricorda, i tuoi nemici non si trovano solo sul campo di battaglia. Padre. Marius! Fatti guardare. Sei così bello. Madre, ti prego. Tua sorella ti aspetta. E presto la incontrerà, cara. Ma ora vorrei parlargli da solo. Molto bene. Andrò a cercare tua sorella. Qualcosa vi preoccupa? A suo tempo ne discuteremo. Per ora, vediamo cosa hai imparato. Preparati. Rompi la mia guardia. Ancora! Ricorda, Marius, devi rompere la mia guardia per colpirmi. Ancora uno! Così! Ottimo lavoro, figliolo! Ora rifallo, ma stavolta devi colpirmi 3 volte! Rompi la mia guardia! Colpo parato! Riprova! 3 volte, altrimenti non vale. 3 volte, Marius. 3 volte. E ancora. Una volta ancora. Preparati. Hai solo un breve lasso di tempo per colpire. Concentrati, Marius. Ci vuole tempismo. Perfetto. Ora esegui più mosse insieme. Attacco combinato. Combatti, Marius. Attendi l'attimo giusto e colpisci. Ancora. Così si fa. Eccellente. Un giorno triste, ma memorabile. Il figlio che piega il padre. Sai brandire la spada, ma non sguainarla troppo in fretta. Prova sempre a tendere la mano prima. Passeggiamo. Si dice che Roma sia in grande fermento. Sì, viviamo in tempi difficili. Le elezioni potrebbero cambiare tutto. Te ne faccio dono, così come tuo nonno fece con me. Quando dovrai condurre degli uomini, ripensa a quello che sto per dirti. Secondo la leggenda, Damocle fu un grande guerriero.
condottiero rispettato di una grande armata. Durante una battaglia, i suoi vili comandanti l'abbandonarono. Lo spirito di Damocle giunse negli inferi. E lì Nemesi, dea della vendetta, si mostrò adirata per la sorte toccata all'impavido Ettore. Concesse a Damocle di tornare nel mondo dei vivi come spirito vendicatore. Uno spettrale centurione armato che avrebbe braccato e trucidato ciascuno dei generali traditori. Oggi, molti comandanti recano un pugnale con l'immagine di Damocle sulla guaina. Il pugnale rammenta loro di essere sempre rispettosi verso i propri coscritti per non incorrere a loro volta nell'ira vendicatrice del centurione nero. Settima! Barbari! Seguimi! Uccidilo! Ascolta, vogliono ucciderci, Marius. Dobbiamo arrivare al Senato per salvare la mia gente. Solo tu
E io. Avanti, Marius. Implorerai pietà. La attende il tuo fatto. Corri. Marius, di qua! Presa o morte! Ti hai comunque! Pensare alla mia gente, Mario! Recati da Platius, all'anfiteatro! Conducilo al foro! Proteggeremo noi tuo padre! Va! È nell'anfiteatro! Forza! Roma appartiene al mondo! Una città per il mondo! Stai aspettando! Il pubblico si annoia! Siamo!
Marius, di qua! Padre! Arrivano, Marius! Ci danno la caccia! Non si passa, Marius! Devi tornare indietro e abbassare il ponte! Abbassa il ponte, Marius! Fammi a... È fatta! Continua così! Al moro, Marius! E non fermarti! Abbiamo molto tempo! Tempo per cosa? Padre! Attacchiamo!
Cassius! È peggio di quanto immaginassi. Salva Roma! Salvala da... Salvala da loro! Maledetti! Maledetti barbari assassini! Farò ciò che chiedete, padre. Verserò il loro sangue. Salverò Roma. Sono il comandante Vitellio. Conoscevo tuo padre. Sei il sangue che brami. Ti prometto che con me ne troverai in abbondanza. Sei con la seconda, vero? Sì, signore. Non più. Benvenuto nella 14ª.